Attore di cinema con una lunga carriera fatta anche di teatro, documentari, pubblicità e televisione, Thomas Semeraro ha cominciato a recitare da molto giovane, lontano dalla terra natia. Fine anni 80 mi sono trasferito dalla Puglia a Roma e ho cominciato con i fotoromanzi, prima con Cioè e poi con Grand Hotel. Quindi per circa 10 anni ho fatto i fotoromanzi e nello stesso tempo mi sono iscritto ad una scuola di recitazione, un'accademia vera e propria, che tuttora c'è. Questa scuola è diretta da Isabella Del Bianco e Cristiano Censi. Purtroppo Cristiano non c'è più, ma Isabella ancora dirige questa scuola, dove io dopo qualche mese sono stato già scritturato per uno spettacolo in teatro per la regia di Claudio Boccaccini, che si chiamava La Quinta e all'Antipasto. Dopo qualche mese ho avuto invece la fortuna di essere preso in questo film dove c'era un giovanissimo aiuto regista che era Ferzan Özpetek, la regia invece era di Maurizio Ponzi. Anche i commercialisti hanno un'anima, con Enrico Montesano, Sabrina Ferilli, giovanissima, e Renato Pozzetto. Lì facevo il ruolo di un vigile e quella è stata la mia prima esperienza cinematografica. Semeraro ha lavorato al fianco di grandi attori del cinema italiano. Ricorda con piacere un aneddoto legato a Riccardo Scamarcio. Mi ricordo che sul set dello Spietato con Riccardo abbiamo girato questa scena in quest'autosalone. Praticamente dal soffitto in questo padiglione c'era un buco e cascava l'acqua perché stava piovendo. E mi ricordo proprio che qualche goccia è cascata sulla testa di Riccardo. A un certo punto lui non ce l'ha fatta più e ha detto basta, mi sta bucando la testa, quindi, ma l'ho detto in dialetto, e quindi mi sta facendo un buco della cap, e quindi, chi si vuole, è pugliese, e quindi questa cosa ci ha fatto scoppiare a tutti dalle risate. È stata una cosa che non mi dimenticherò mai. Thomas Semeraro è l'ospite d'onore della nuova puntata di Angolo d'Autore.